Come costruire una pensione da soli, partendo anche da zero? Il problema è rilevante, soprattutto per la generazione di chi oggi ha tra 20 e 40 anni. Il problema l'abbiamo molte volte affrontato sia sul canale nostro YouTube, sia sul nostro sito, attraverso articoli di approfondimento, sia anche nei nostri programmi formativi e nei nostri programmi di analisi, di studio e di ricerca che vi dovrebbero aiutare ad investire, a costruire percorsi di investimento, sia sulla nostra pagina Instagram. Oggi cerchiamo di capire però come poter costruire una pensione da soli, partendo anche da zero. Benvenuti sul canale. Oggi trattiamo del problema pensioni. Cerchiamo di capire allora come poter costruire nel tempo una pensione da soli. Quali sono le obiezioni più comuni che voi fate quando vi presentiamo questa semplice strategia che vi dovrebbe mettere al riparo dal problema dell'assegno statale, visto e considerato che oggi si è ormai capito come lo Stato non ci garantirà nessuna pensione domani e che i contributi che versiamo oggi sono sostanzialmente quasi soldi buttati, se ci pensate bene. Abbiamo quindi utilizzato uno dei classici simulatori che si trovano online per capire con quanta pensione potrebbe ritirarsi dal lavoro un classico impiegato italiano che guadagna intorno ai 28-32 mila euro di RAL in una variazione durante la sua vita lavorativa a partire circa da 24-25 mila euro di RAL fino ad arrivare ad un massimo di 35-36 mila euro prima della pensione. Altro problema rilevante che non viene mai, quasi mai trattato al netto del problema sul quanto sarà il mio assegno pensionistico. L'altro problema rilevante è capire che non sappiamo quando andremo in pensione, perché ogni anno la pensione viene spostata in avanti per il semplice motivo che la vita, l'aspettativa di vita viene spostata in avanti e conseguentemente, aumentando l'aspettativa di vita, migliorando anche le condizioni, sociali e ambientali nelle quali noi ci troviamo, sostanzialmente la pensione viene spostata sempre più in avanti al netto di quelle categorie che fanno lavori usuranti e vengono quindi premiate con un pensionamento anticipato. Ma quelle categorie che invece fanno lavori, diciamo, sedentari, non usuranti, per quelle categorie la pensione viene spostata sempre più avanti. Inoltre, lo spostamento in avanti dell'età pensionabile permette oggi di ampliare la platea della forza lavoro che paga le pensioni dei soggetti che si trovano in pensione oggi e conseguentemente di limitare gli effetti della crisi demografica. Quindi, in questa simulazione abbiamo provato a capire con quanta pensione andrebbe, si ritirerebbe dall'età lavorativa un soggetto lavoratore che, come detto, guadagna tra i 24 e i 32 mila euro di RAL durante la sua vita lavorativa. Al netto del tasso di inflazione, ovvero senza considerare l'impatto dell'inflazione, la pensione media potrebbe essere netta, la pensione media netta potrebbe essere intorno ai 1.500-1.700 euro mensili. Che vi direte voi? Non è male. Attenzione, sono simulazioni generiche che quindi non tengono conto dell'aliquota media, non tengono conto degli aspetti specifici del soggetto, però ci permettono di capire la dinamica del problema. La questione però si complica nel momento in cui consideriamo gli effetti dell'inflazione e con un tasso intorno al 2,5%, che sapete essere il tasso obiettivo della BCE a livello di tasso di inflazione, la nostra pensione arriva a 9.000 euro netti complessivi per un importo complessivo mensile che non arriva neanche a 700 euro, ma si ferma a 699 euro. Capite bene quindi che il problema pensione è un problema molto molto grave. Da questo punto di vista allora è arrivato che cosa? La necessità di crearsi una pensione alternativa. Infatti la generazione dei ventenni, dei trentenni e dei quarantenni è anche detta la generazione della transizione da sistemi puramente a ripartizione, che sono sistemi convenienti quando si va incontro ad una crescita demografica, a sistemi a capitalizzazione, a cui dovremmo sicuramente orientarci se la crescita demografica continuerà. E dovremo quindi fare un passaggio dal sistema di ripartizione al sistema di capitalizzazione, come fece il Cile tempo addietro. La generazione però di chi oggi si trova ad avere tra 20 e 40 anni è anche detta generazione intermedia di transizione, perché si trova a dover pagare i contributi della pensione pubblica a ripartizione e a doversi nel contempo fare una pensione privata complementare a capitalizzazione. Purtroppo le soluzioni che oggi riconosciamo sul mercato, i famosi fondi pensione, ancora non sono strumenti efficienti. Io ve li ho fatti molto, ve ho parlato molto spesso di questi strumenti di investimento, di questi strumenti di accumulo e di risparmio, e molto spesso vi ho detto che al netto dei loro vantaggi fiscali, al netto dei loro vantaggi
soprattutto legati al fatto che vi obbligano al risparmio, i fondi pensione ancora considerate la presenza di intermediari finanziari che applicano dei costi, come ben si sa, molto più alti della media, non sono ancora soluzioni efficienti da un punto di vista finanziario. Ed è la stessa COVIP, l'autorità di vigilanza sul settore, a dircelo, a dirci che il calo del patrimonio totale che voi riuscite a mettere da parte nel tempo con un ISC, un indicatore sintetico di costo superiore anche di pochi punti percentuali, potrebbe essere molto elevato. Io vi ho messo qua un articolo del Sole 24 Ore che vi dice che con un ISC dell'1% si riduce del 18% il patrimonio finale se l'ISC fosse stato del 2%, cioè con un solo punto percentuale in più. Le soluzioni commerciali che si trovano dei fondi pensione hanno tutte dei costi comunque abbastanza elevati, molto superiori a quelli degli ETF, e molto spesso questo deficit finanziario non copre nel lunghissimo periodo il risparmio fiscale del fondo pensione, anche per i soggetti che si trovano ad avere un'aliquota molto elevata. Qualcuno potrebbe dire: ma io ho un'aliquota elevata, quindi il fondo pensione mi permette di dedurre molte tasse. Questo copre lo svantaggio del costo maggiore del fondo pensione? Molto spesso non lo copre. Questo significa che chi ha un'aliquota invece bassa, perché ha un reddito lordo annuo che, come detto precedentemente, è inferiore a 40.000 euro, per lui il fondo pensione, l'effetto fiscale su quel soggetto è basso e il fondo pensione diventa scarsamente conveniente. Allora, come si può costruire una pensione da soli? È semplicissimo, ragazzi. Noi facciamo vedere sempre questi esempi di finanza personale, esempi di accumulo di investimento e di riaccumulo e di reinvestimento per farvi capire che la strada verso la costruzione di un capitale finanziario sfruttando l'efficienza degli ETF è molto molto semplice. Qua in questa semplice simulazione vi abbiamo fatto vedere come in 40 anni un soggetto che all'inizio della sua età lavorativa, ipotizziamo 25 anni, in 40 anni riesce ad accumulare un patrimonio che si avvicina con 400 euro al mese ad un tasso del 6,5% al milione di euro. Quindi sostanzialmente dimenticandosi completamente dell'assegno INPS e andando in pensione prima dell'età pensionabile, perché qua in questa situazione lui raggiunge il milione di euro, in questo caso 900.000 euro e rotti, dopo 40 anni di accumulo di investimento. Dopo 40 anni significa che il soggetto raggiunge questa soglia a 65 anni. Quindi senza poi considerare l'ampliamento e l'allungamento dell'età pensionabile. Quindi sostanzialmente costruire una pensione da soli significa utilizzare l'efficienza degli ETF, che sono meno costosi, che sono più flessibili, che hanno tantissimi vantaggi in più al netto del beneficio fiscale dei fondi pensione. Costruire una pensione da soli nel tempo che ci possa portare questi tipi di risultati e che ci possa quindi sostanzialmente farci dimenticare sia del problema dell'assegno pensionistico INPS sia del problema dell'età pensionabile per l'appunto. Allora la domanda che io vi faccio è: se è così semplice, perché ancora la gente non segue questa strada? È una domanda che mi sono fatto e oggi ho presentato un topic sulla pagina Instagram in cui mi chiedo e chiedo generalmente quali sono le giustificazioni quando io presento questa strategia. È bello essere più ricco del cimitero, e poi me li tassano, gli ETF qua, gli ETF là. Il vero punto centrale della questione è che molto spesso si trovano solo delle giustificazioni a non seguire questa strada, che è la più semplice, la più sicura ed è quella che ci farà dimenticare completamente del problema pensione. Io vi ringrazio ancora per aver seguito il canale, vi invito a iscrivervi e vi invito poi alla prossima registrazione, al prossimo video.